Non si può parlare di Intuos 5 senza parlare in realtà di quello che è il compagno fidato che ci prende per mano, anzi che teniamo in mano tutto il giorno, ossia la penna che ha un suo nome, si chiama Grip Pen, amici di Total Photoshop. La Grip Pen è uno strumento pazzesco, lo era già con Intuos 4, stiamo parlando di un sistema che riconosce 2048 livelli di pressione differente, quindi per tutti coloro che sono abituati a disegnare sulla carta, a lavorare magari con i pennelli e quindi ad avere un rapporto diretto con il tratto, con la pressione, con la matita, con i pennelli, appunto, diventa uno strumento veramente incredibile perché trasporta l'esperienza analogica del pennello, del carboncino, della matita, eccetera, eccetera, direttamente nel vostro monitor, nel mondo digitale. Ma non solo, perché la Grip Pen è dotata di due tastini che possono essere completamente personalizzati. Quando si dice che se hai la tavoletta grafica, il mouse, poi lo butti letteralmente fuori dalla finestra o come me lo tengo in un cassetto giusto perché non si sa mai nell'emergenza e nella disperazione, allora abbiamo la possibilità di utilizzare la penna esattamente come se fosse un mouse, con la possibilità di personalizzare i due tastini che possono assumere le funzioni che scegliamo noi, non solo per l'utilizzo generale del nostro computer, ma anche per ogni diversa applicazione. Lo vediamo poi in fase proprio di personalizzazione di tutte queste incredibili funzionalità nel pannello proprio di configurazione di Intuos. Non finisce qui. Perché se arrivo dal mondo della carta, dal mondo dell'illustrazione, dal mondo delle matite colorate, dei pennelli e quant'altro, ho sicuramente un certo tipo di esperienza proprio di quello che potrebbe essere il contatto della mia matita su un foglio, della punta, della tipologia di materiale con cui è fatta la punta, con la quale disegno o la tipologia di setole che utilizzo per il mio pennello. Quindi nel portapenna della mia Intuos mi trovo un intero set, no, non sono le punte di un trapano di un dentista, bensì sono le punte che posso cambiare con alla mia Grip Pen. Ho diverse tipologie di punte che mi consentono di andare a alleggerire o ammorbidire oppure rendere più rigido il mio tratto e quindi la mia esperienza dell'utilizzo della Grip Pen sulla tavoletta, quasi come se cambiassi il materiale, la carta, il cartoncino o la tela sulla quale vado a lavorare. Ognuno di noi ha a disposizione questo set già presente di default dal momento che prendete la tavoletta, chiaramente possono essere anche ordinate separatamente dal momento che non so, per qualche accidente ci saltate sopra o le usate per giocare a freccette, cosa che peraltro vi sconsiglio perché almeno io ho una pessima mira, e queste vanno a completare ulteriormente l'esperienza di lavoro con Intuos 5. Ma ora, se siete d'accordo, mi butterei sull'andare a vedere come andare a personalizzare letteralmente l'utilizzo di Intuos 5 per ognuna delle applicazioni che utilizziamo.